Ciao, in questo video ti vado a spiegare come suonare i 5 groove in stile Whitesnake contenuti nel metodo Timing per Bassisti 2 Band. Come vediamo, qui c'è appunto la partitura con sotto le tab. Al fianco puoi far partire l'audio con soltanto basso e batteria per poter imparare e suonare sopra alla parte. Ma veniamo a vedere come suonarli. Allora, il primo groove, quindi la prima riga, abbiamo la prima battuta di Sol fatta in ottavi, quindi vado a prendere il Sol al tasto 3, corda di Mi. 1, 2, 3 e 4. Seconda battuta. Sol, Sol, Si bemolle, Si, Sol. Si bemolle e Do. Il Si bemolle vado a prendere al tasto 1, corda di La, e il Do al tasto 3 della corda sempre di La. La terza battuta, Si bemolle, La a vuoto, Si bemolle e poi scendo sul Fa. Attenzione alle legature, Si, La, Si, Fa. Pausa di 1, Fa lungo 2 quarti. Poi sposto l'indice e vado a fare Do, Re, tasto 3, tasto 5 della corda di La. Passiamo al secondo groove. Abbiamo all'inizio uguale, quindi ottavi sul Sol, anche la seconda battuta è uguale. La prima variazione l'abbiamo sulla terza, dove andiamo a mettere gli ottavi anche su quel Fa che veniva legato e tenuto lungo e poi la pausa. Si, La, Si, Fa. Ultima battuta uguale, Do e Re. Terzo groove, andiamo a mettere alcuni sedicesimi nell'accompagnamento, quindi già la prima battuta cambia leggermente. Allora abbiamo Sol, 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 quindi il ritmo è questo. Seconda battuta poi uguale, anche nella terza mettiamo due sedicesimi di Fa. Ok? Quindi Si bemolle, La, Si bemolle, Fa, 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 Fa e poi l'ultima battuta uguale. Quarto groove, aumentiamo ancora i sedicesimi, quindi anche la prima battuta diventa più lineare. Quindi mettendo i sedicesimi anche sul secondo e sul quarto, e anche sulla terza battuta, quando vado in Si bemolle, Si, La, Si, Fa, 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 Fa lungo, Do e Re. Ultima variazione, andiamo a variare soltanto nell'ultima battuta. Attenzione perché a non perderti, scusa, a non perderti nei sedicesimi. Faccio dalla terza battuta, abbiamo Si, La, Si, Fa, 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 Do, Re. E è facile, se non li conti bene, poi andarne ad inserire altri, quindi stai attento a stare bene sul tempo.